Ciao a tutti, oggi siamo tornati sul Battle Cats. Oggi, attualmente sono le 18:58 e tra 2 minuti esatti, praticamente, ci sarà l'apposito stage per prendere, si spera, probabilmente non ci riuscirò, per prendere i miei primi frutti antichi, o forse semi di frutti antichi, non lo so. Tecnicamente non sono a livello proprio per niente, però ci provo. Tra l'altro sono stage non continua, quindi beh, ciaone. Aspetterai un attimo. E tra l'altro, se avanza tempo, ne dubito, direi che possiamo iniziare la sfida di agosto. Piccolo inconveniente: se in questo video sentirete abbaiare un cane, non è il mio, ma è di mio zio. Quindi è suo, ma non è nostro. E diciamo che adesso lui sta in una stanza accanto alla mia e il suo cane è lì. Difficile da comprendere, ma è così. E quindi, guarda caso, ora che inizio a registrare, dovevo iniziare ad abbaiare. Forte anche, molto forte. Quindi se sentite abbaiare forte nel video, è quello il punto. E insomma è lui. Comunque, ecco qua lo stage più strani, che dovrebbe appunto dare i frutti. Allora, ovviamente non è lo stage che dà i frutti, perché mi sono un po' informato su questo stage. E praticamente quando te fai, cioè se te riesci a fare il primo stage, ti offre la possibilità di fare un continua e ti porta un altro stage che può essere zombie, alieno, angelico, fluttuante, rosso, insomma queste cose qua. E se fai quello stage, allora te lo dà un seme, ma te lo dà. Quindi ci vorrà un po', ma speriamo di riuscirci. Allora, di deck stavo... Allora, questo è il deck che... Cioè, oggi ho provato a rifare da Boo con la strategia e ho sprecato 4... No, 3 o 4... cecchini e non ci ho compicciato niente, ma sono dettagli. No, aspettate, ho sbagliato gioco, per favore. Allora, mettimi questo deck. Ok, e andiamo. Tra l'altro ho sbagliato, ho messo il cecchino a gioco. Forza, esci un attimo. Vai, ora possiamo andare. Allora, secondo me c'è il 93,7% di probabilità che non riuscirò a fare lo stage. Quindi, cioè, secondo me. Comunque, stanno spawnando dei angelici. Ok. In questo stage dovrebbero spawnare un po' di tutto. Ok. Ottimo. Inoltre, se vi ricordate, nello scorso episodio ho ripetuto in continuazione quella parola che non voglio ridire in questo video, però l'ho già detta 2 volte e quindi cercherò di ripetere il meno possibile. Dicevo, cercherò di ripetere il meno possibile quella parola. Probabilmente non ci riuscirò, ma vabbè. Tra l'altro sono uscito perché mi ero dimenticato di mettere qualcosa che critta, perché mi ero scordato che appunto spawnavano il rinoceronte metallico. E intanto abbiamo già sprecato 300 di energia. Evviva! Ah, che gioia. Vabbè, dai, lasciamo stare. E adesso rispawniamo la Ken Ken, che dovrebbe andare ad uccidere questi due angeli. Ok. Vai, forza, ok, adesso andiamo di corriere per sistemare i serpentelli, vai, ottimo, e spawnerei il capo posizione gravicci, non mi ricordo neanche cosa mettevano, a parte il rinoceronte metallico. Ok, roba abbastanza gestibile, va bene. Per ora.
Poi mi ricordo spawnano anche altre roba, tra cui un gorilla zombie. Mi sembra, mi sembra. Perché ho visto un video di una persona che praticamente andava appunto a fare questo stage per la prima volta. E mi sto leggermente ricordando appunto che cosa mettevano. Infatti ecco qua i gorilla zombie, che probabilmente saranno una cosa più difficile da gestire, ma noi abbiamo il capo sezione Gravicci, quindi non dovrebbe essere un problema. Ah! Giusto. Giusto. Mi ero scordato del koala, che ci darà filo da torcere. Ma comunque... ho detto niente. Dicevo che questo dai, il cane inizia ad abbaiare. Non si può registrare in queste condizioni. Non si può registrare in queste condizioni. Come si fa a registrare? Vabbè, facciamo finta di niente. Il koala sarà un problema. Ora, se il rinoceronte vuole morire, ok, io non mi lamento. Ottimo, i zombie sono morti. La falena è un problema. Ah, come facciamo? Qualcuno ha idee, a parte il cane che sta abbaiando come se non ci fosse un domani? Tra l'altro la difficoltà è spietata, quindi questo gingillino ci farà non male, qualcosa di più. Cioè non l'ammazzeremo proprio mai e poi mai. E infatti stage completato. Mamma mia che forti che siamo. Devo portare Tobico. Devo. Ehi, aspetta un attimo. Posso pagare Dinda Frisket. Mamma mia. Subuem. Va bene. Oh. Posso pagare 30 Frisket. Quindi dopo li pagherò. Adesso avrei potuto pagarli, ma comunque non ero sicuro di... cioè che sarei riuscito a fare lo stage, perché comunque dato che la difficoltà è spietata, il koala ci farà malissimo e quindi ci aprirà in 29 ognuno, ogni gatto. Quindi magari portarsi Dobico non è che sia una cattiva idea. Però il deck va un po' sistemato perché così è complicata la situazione. Ad esempio toglierei lei e... a sto punto anche lui, perché dobbiamo mettere il Tobico e il polpo. Anzi, il Tobico non so se servono, magari il polpo. Sì, dai, solo il polpo. E quindi anzi, magari aspettate, eh. Anzi no, no, meglio di no. Dicevo, magari era meglio portarsi qualche altro crittone, però direi che non serve. Cioè prima abbiamo rischiato perché si è avvicinato parecchio alla base, ma vabbè. Comunque gli stage non continua, allora saranno probabilmente quelli che farai dopo che completi questo stage. Comunque allora gli angelici, ah giusto, stavo per dire, dato che il polpo è resistente ai fluttuanti, dovrebbe reggere un po' contro questi angelici fluttuanti, appunto. Però mi ero dimenticato che gli angelici non sono fluttuanti. Tanto per... allora... vai. Adesso metterei subito un uragatto. Ok. Troppo presto abbiamo fatto questa volta. E dai, il cane ricomincia ad abbaiare. Che noia. Veloci. Aiuto. E dai, oh, sti piccioni sono fortissimi. Capacitazione Gravicci non riesce ad attaccare. Il cane abbaia. Oh, regà, è impossibile. Oh. E perché prima ce l'abbiamo fatta? E da... vabbè. Piccolo taglio perché il cane abbaiava come se non ci fosse un domani. Comunque dicevo, allora, nella precedente partita
Come cavolo abbiamo fatto a sconfiggere i piccioni? Questa volta no. Come? Sapete che vi dico, non me ne frega niente. Questa volta abbiamo il polpo e quindi si va. Pago tutto, non me ne può fregare di meno, ma sti piccioni hanno rotto, devono morire istantaneamente. Ottimo. E si prosegue. Ma sbaglio, questa volta lo zombie è uno. Perché sono sfumati, divisi? What? Vabbè, questa volta però la situazione è più problematica per il fatto che lo zombie è passato sottoterra. Invece nel precedente tentativo non era passato sottoterra. E poi, tra l'altro, una mia impressione è che questa volta sta andando 20.000 volte peggio della precedente volta. Critta, 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 critta. Crittalo, ti prego. No, regà, attacca il qua. Mi ero dimenticato del polpo. Aiuto. 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 Mondo. Sto sudando, no, freddo. Conge proprio ghiaccio. Sto sudando ghiaccio. Lo so, sono incredibile. Dai, dai. Ah, ma dov'è il polpo? Scusami, gioco. Oh, è morto. È morto, meno male che abbiamo il corriere. Meno male che abbiamo il corriere. È fatta. Vai. Impegnativissimo. E a quanto pare dovremmo fare questo stage 5 volte per ottenere un mio agrume relic, cioè antico. Sarà un bel problema. Sarà un bel problema. Ho già paura. Allora, comunque, se mi esce lo stage angelico, ho perso in anticipo perché spawnano due maiali angelici. Quindi, rosso sangue! Sì, umete! Allora, rosso sangue, non so che cosa mettono, però di sicuro nemici rossi. Quindi, se esce il qua, siamo a posto. Inoltre, abbiamo la Ken Ken e il corriere che fa troppo danno contro i nemici rossi. Ottimo! Che fortuna! Ovviamente anche questo stage è spietato, ma non importa. Ok. Tra l'altro il polpo dovrebbe indebolire e resistere a questa phase. Ok. Tra l'altro veramente tanto resistente perché difficoltà spietata, quindi avete capito. Ma comunque noi ce lo gestiamo. Ok, ottimo. Vai, piccolo cuvio. Questa non me l'aspettavo. Colpo bassissimissimo. Ah, fatto proprio male, male, eh. Ve lo posso assicurare, ha fatto proprio male questo colpo super bassissimo. Ha fatto male. A quanto pare c'è un bellissimo formichiere rosso. Lo riesco ad uccidere, sì, però questo Capi mi fa paura perché c'è anche il cavalluccio marino che uccide i Meat Shield nelle retrovie. Questo Capi shotta quello che tocca. Quindi, come dovrei fare? Come, scusate, c'è un altro Capi! Ha buttato giù torri! Cioè, è impossibile! Ma comunque mi era stato detto che era uno stage non continuo. Perché posso fare continuo? What? Scusami. Però se sono stage continuo. Io pago! Il cane ha iniziato ad abbaiare perché mi ha sentito. Ma quanto sono felice!
Aiuto. Cavalluccio marino attacca ora e mai più. Ok. Vai, 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 vai. Spona tutto, spona tutto. Cavalluccio marino, non attaccare ora, non attaccare ora. Ok, puoi attaccare. Puoi attaccare, basta che non prendi la base. Se non prendi la base, va bene. Ora non uso il cannone perché sennò i capi vanno dietro al formichere e diventa un bel problema. Perché ci stanno distruggendo, ci stanno massacrando. Raga! È impossibile, da sto cane! Ho fatto un taglio per evitarvi un botto bau bau di cani. Del cane. No, comunque questo stage è impossibile. E meno male che appena mi è uscito ero super gioioso. Mamma mia. Cioè non riusciamo neanche ad attaccare. È impossibile perché i capi ti one shottano tutto e sono corpo a corpo, diciamo. Poi c'è il formichiere che fa stramalissimo e da distanza. E poi c'è il cavalluccio marino che ti prende direttamente le torri e ti uccide i mythic shield nelle retrovie. Ma allora gioco, grazie. Cioè, ma dimmelo che mi vuoi fare perdere. E poi difficoltà spietata, quindi... No, è impossibile. È una cosa ingestibile. Poi, allora, magari lo stage è anche fattibile. Però non è fattibile, cioè, allora, per me non è fattibile la parte, cioè, lo stage rosso. Non l'abbiamo ancora provato, magari quello alieno, magari quello zombie. Perché ce ne sono tanti, vi ho detto, di tipi di stage. Quello rosso è quello che abbiamo appena testato e a quanto pare non riusciamo a gestirlo. Non siamo abbastanza forti. Vediamo cosa ci esce dopo questa partita. Poi concludo il video. Comunque vi skippo un po' di questa battaglia perché sennò ci dilunghiamo troppo. Ok, direi stage completato perché ormai rimane solo il koala che tra poco massacriamo. Vero? Ok. E quindi dai, stage completato. Speriamo non riesca rosso sangue perché sennò è persa brutalmente. Speriamo esca qualcosa di più semplice perché se no... Io spero esca lo stage alieno perché non spawnano cose così forti e io ho appunto la leggendaria contro gli alieni e anche ho anche Airvanta, cioè Airphone, insomma quel che è. Minaccia galattica è proprio quell'alieno! Che fortuna! 2 secondi dopo, 80 bam bam alieni. Stage perso. No, però mi sembrava spawnassero il bradipo alieno. E... cioè, il difficile, diciamo, era quello. Oh, poi la difficoltà è spietata, quindi tutto è molto, molto, molto più forte. Però comunque dovrebbe di sicuro essere più gestibile di quello... rosso che ho fatto prima. In cui ho perso brutalmente. Adesso... questo ci sta causando problemi. Ci sta causando molti problemi. E ora sono anche in 2. Quindi aiuto. Ok. Vai. Per un momento ho suonato su. Dai, il cane ha ricominciato ad abbaiare. È ingestibile. Perché durante i miei video, se sentite che non abbaia, è perché è addormentato. Infatti, lui passa la maggior parte della giornata a dormire. Ecco, proprio adesso doveva svegliarsi. Che fortuna, eh? Che fortuna. Comunque, ok. Mamma mia, sto cane, oh. È insopportabile, che poi è anche anziano. Comunque, forse il vero boss di questo livello è l'orso. Ma comunque se abbiamo Luminaria ed Airvanta, quindi non dovrebbe essere un problema. Certo, ripeto, la difficoltà è spietata, però dovremmo farcela. Ok. Allora, cerchiamo di eliminare almeno per iniziare questi canguri che stanno facendo da mythic shield per l'orso.
Ok, e tra poco Ervanta mi sa che muore. Mentre Luminaria sta resistendo fin troppo bene. Allora, vai capo sezione Gravicci da supporto, che fa le ondate, così colpirà anche il Bradipo. Ok. Però il capo sezione Gravicci va protetto bene perché fanno male a loro. Ok. Un orso tra... adesso sono due orsi se non sbaglio. Uno sta per morire. E capo sezione Gravicci anche lui dovrebbe star per morire perché ha preso un colpo del Bradipo, che gli ha fatto malissimo. Un orso è morto, ottimo. Ok, vai Behemoth. Il Behemoth ha colpito l'orso, ottimo. Va bene, il Behemoth ha dato un colpo all'orso e un colpo al Bradipo. Va bene, dai. Tanti soldi ce li avevamo, quindi perché non usarli? Facciamo gli spendaggioni e non facciamo i dirchi. E adesso buttate giusto orso, anche se lo stage adesso dovrebbe essere in discesa, ok. Ottimo, adesso è fatta. Ve l'ho detto, lo stage alieno, a parte l'inizio che era un po' problematico, è molto più semplice rispetto a quello rosso. Ora, molto semplice per me, però per gli altri che non hanno la leggendaria, non è semplice. Poi magari hanno robe meglio, però vabbè. Semi-agrume stagionato, che diciamo sarebbe relic antico. Ma ce l'hanno dato. Ce l'hanno dato. Ce l'hanno dato, ma quanto sono felice che ci metterò 3 mesi a prenderli. Eccolo qua, il semi-agrume stagionato. Che vale un 5.000, wow. E per crescere non so parlare, ne servono 5. Il dolore. Tra l'altro, per farmare mina, alla fine sono arrivata a 15 miei agrumi rossi per cercare di prendere i semi. Cioè, nel senso, è stato più difficile prendere i semi che i miei agrumi. Vabbè, cioè, almeno li ho già per evolvere il melagatto. Meglio di niente. Inoltre, qua mi manca una pietra behemoth verde e una blu. Per evolvere l'uovo contro appunto gli alieni, che fa un po' pena, ma vabbè. Allora, lo stage credo si possa rifare. Infatti, proverò a rifarlo off camera. Ovviamente non in un video perché sennò durerà 3 mesi. Ma comunque mi ritengo non soddisfatto di più. E per questo video è tutto. E beh, con il cane che abbaia. Ciao ciao!